Grazie, ciao ragazzi, eccomi qua. Come vedete sono ritornata con un altro video e faccio anche un video molto diverso dal solito, nel senso questo genere di video l'ho fatto, magari l'ho inserito in qualche vlog, non l'ho fatto proprio solo per quello, però vi voglio far vedere quello che ho comprato alla Lidl. Io alla Lidl non ci vado mai, cioè nel senso ci vado raro raro raro, erano veramente mesi mesi che non ci andavo perché purtroppo da casa mia è lontanissimo, però cioè, mi piace molto, vedo comunque i video delle varie ragazze che vanno da Lidl e quindi ho detto oggi c'è un po' di tempo e dovevo fare la spesa e quindi sono andata alla Lidl che veramente si trova lontanissimo da casa mia, non lo so, penso siano 15-16 km, è veramente lontano, però ci sono andata e niente, ho fatto un bel po' di spesa e ho speso per esattezza 32 euro. E niente, visto che appunto chissà quando mi ricapita di riandarci perché veramente è lontano, volevo fare appunto uno svuoto alla spesa, anche magari per incitare le ragazze che non conoscono la Lidl ad andarci perché veramente i prezzi comunque sono buoni. Io parto subito dalla bresaola perché così la metto anche un attimo in frigo, la metto in pausa nel momento in cui me la sto vedendo. Questa bresaola della linea dal salumiere è 100 grammi di bresaola, ragazze, e l'ho pagata 3 euro. Il prezzo è buono perché io in genere la compro 80 grammi e costa 2,80, quindi comunque 20 grammi in più 3 euro. Poi della vartellina IGP è buona. E quindi la prima cosa che ho preso è questa. Poi ho preso questo pacco di biscotto della Real Forno, 700 grammi di biscotti. Questi sono tipo gli abbracci della Mulino Bianco che mi piacciono tantissimo. E questo pacco, ragazze, di 700 grammi, quindi veramente tanti, l'ho pagato 1,65 euro, quindi veramente niente. Magari se c'è qualche ragazza fra di voi che è abituata ad andare alla Lidl, magari li ha provati questi biscotti, mi faccia sapere. Poi ho preso invece di questa marca Cronfield questi flakes con il cioccolato. Questi sono 425 grammi e l'ho pagati 2,45 euro, non li ho pagati neanche poco sinceramente, però la curiosità, a volte ho fame, voglio qualcosa così, questi sono buoni, cioè penso che siano buoni, appunto 425 grammi 2,45 euro. Poi ho preso questo pacco di 400 grammi di croissant zuccherati senza la farcitura all'interno, che qualche volta, che io mangio molta marmellata, cioè mi piace la marmellata, però compro quella là della Hino con poco zucchero, se non mi va di mangiarla con una cosa dura, che sia la galletta, che sia la fetta biscottata, volevo qualcosa di morbido, e ho trovato questi qua proprio appena sono entrata alla Lidl, e questi qua li ho pagati, appunto sono 400 grammi, dovrebbero essere tipo una decina, credo, sì, una decina, il prezzo è veramente buono per essere una decina, 1,59 euro. Veramente buono, questo è il prezzo che ho trovato buono. Poi ho potuto provare anche il loro latte senza lattosio. Sapete, io prendo il latte senza lattosio. Questa è della latteria, appunto, è una confezione da 1 litro di latte senza lattosio parzialmente scremato. E questa qua, me lo ricordo, il prezzo è 99 centesimi. Veramente buono. Se mi trovo bene, magari tra 15-20 giorni, magari ci rivado e faccio anche la scorta. Appunto, essendo che sta lontano, ho deciso di prenderne uno solo perché poi se non mi piace, però veramente se mi piace vado a fare la scorta. Poi andiamo avanti, prendo la busta perché l'ho messa a terra, perché mi ho comprato anche la busta, perché ho detto, oddio, questa non mi dà 3-4 buste, comunque viene a fare un botto delle buste biodegradabili, mi compro questa bustona un'ora, un'ora, sì, 1 euro grande e me la compro. Andiamo avanti, allora, poi ho preso questa tisana a base di biancospino, camomilla e menta, sono 20 bustine. 20 bustine e questa qua l'ho pagata 99 centesimi e dice che contribuisce al rilassamento. Magari la sera invece di prendermi la camomilla per dormire mi prendo questa, vediamo come ci troviamo. Poi ho preso una Coca Zero da mezzo litro, questa l'ho pagata 80 centesimi, prezzo è un po' alto però vabbè non fa niente, mi trovavo lì. Poi ho preso questa confezione di biscotti che pensano siano tipo il dupe degli Oreo. Questi sono 180 grammi, dovrebbero essere 4 pacchetti da 5 biscotti, credo. Questi qua li ho pagati pochissimo, solamente 1 euro. Anche questi, fatemi sapere di qualsiasi cosa che avete provato, magari voi mi state guardando che andate alla Lidl, come vi trovate, se sono buoni. Poi ho preso una confezione di camomilla solubile perché mi sta finendo, sono 20 filtri, pacchetto
pagata 1 euro, quindi veramente pochissimo. Questa mi è molto utile quando ho il ciclo, che ho bisogno subito di prendere la camomilla. Il tempo di bollire l'acqua, che ci mette 2 minuti, manco 2 minuti con il bollitore, e prendo la camomilla. Poi ho preso una confezione di questa di grissini torinesi della marca Certossa. Questi appunto sono i classici grissini torinesi, pagati solamente 95 centesimi per 250 grammi di prodotto. Poi ho preso una confezione di questi, come si chiamano? Fazzoletti, perché mi erano terminati, cioè mi stanno terminando prima che finiscono, perché tra un po' ne farò strage, perché sta venendo la primavera, già oggi ho avuto un mezzo attacco di allergia, quindi mi serviranno assolutamente. Questi qua li ho pagati 75 centesimi, cioè niente, veramente niente. E sono anche naturali, cioè non è stata fatta con la carta degli alberi, quindi aiutiamo anche un po' l'ambiente. Poi ho preso, così devo metterle anche questi in frigo, oddio, mi stavo dimenticando, queste 2 cotolette di verdure con verdure in pezzi. Questa era nella linea dove c'era tutto bio, vegano. Sono 2 cotolette da 100 grammi l'una. C'erano sia con la cipolla che queste con i peperoni e le carote. Non so come mi troverò, le proviamo in questi giorni. Fatemi sapere magari se qualcuna di quelle la provate. E queste l'ho pagate 2 euro. Buono, aspettate che le poso. Poi ho preso il bicarbonato, perché anche questo mi è finito, a volte quando c'ho mal di pancia è necessario. Questo è della marca Chantecelle, con succo di limone, dovrebbe essere a 250 grammi. E questo l'ho pagato, mamma, com'è complicato trovare un, eccolo qua, 1,29 euro, quindi pochissimo, veramente pochissimo. Alla fine il bicarbonato quello è, non è che se lo prendi di marca stessa cosa. L'ho constatato con i miei occhi. Poi ho preso, anche questo deve andare in frigo, speriamo non sta male. Ho preso questa confezione di prosciutto cotto a cubetti. Sono la confezione da 100 grammi l'una. E questa l'ho pagata 1,59 euro. La riposo anche questa un attimo in frigo, della marca Duulano. Aspettate che la poso. Poi ho preso di questa marca Sunday queste gallette con il cioccolato sopra. Già quando ho visto il cioccolato non ci ho visto più, perché poi stavano sulla cassa mentre aspettavo che passasse. Diciamo che ho preso queste, e queste qua dovrebbero essere le ultime, perché le ho appoggiate per ultime. Sì, sono 99 centesimi per 6 gallette da 100 grammi, quindi me ne mangio magari una al giorno, la proviamo. Speriamo che sono buone. Fatemi sapere sempre se le avete provate voi e come vi siete trovate. Poi ho preso una confezione di stevia, queste a bustine, il dolcificante. Le ho prese perché costavano poco, sono 42 bustine da 1 grammo l'una, pagate 1,99 euro, di questa marca Bel Bake, non so come si dica. Io il dolcificante lo uso tutti i giorni, quindi serve sempre. Poi ho preso una confezione, queste sempre stavano nella cerchia bio, questi tre succhi di frutta appunto di questa marca Sole Vita, bio organic, nettare di petale, sono 3 per 200 ml l'uno. Questi li ho pagati veramente pochissimo, per essere comunque biologici, 3, 1 euro. Devo dire la verità, per quanto riguarda i prezzi, cioè Lidl lo batte MD. Poi ho preso l'ultima cosa che vi faccio vedere di cibo. Mia mamma mi sta massacrando, dobbiamo provare queste bacche di goji, ma nei grandi ipermercati costano un botto. Qui le trovate a un prezzo accettabile, appunto, insomma, accettabile. Vabbè, costano comunque, però rispetto, credetemi, a Ocean Ipercop costano molto molto di meno. Di meno, sono 100 grammi di questa marca Alesto, sempre bio organic, pagate 2,49 euro. Fatemi sapere, magari qualcuno di voi, come utilizzare queste bacche di goji, magari se farle nel tè, appunto, come posso dire, in infuso. Fatemi sapere. Poi passiamo adesso alle 2 cose che ho preso. Una cosa, vabbè, che ho preso che non è di cibo, però comunque per quanto riguarda la casa, ho preso questa confezione di bicchierini perché mi stanno finendo, sono 90, pagati 89 centesimi. Questo forse il prezzo è un poco alto, perché li trovo anche di meno, però vabbè, mi trovavo, mi servivano e li ho presi. E poi adesso passiamo
Ho comprato naturalmente anche delle cose della Sien, perché giustamente ti trovi lì, ami il make-up, ami la skincare, ami queste cose qua. Ho comprato anche cose di Sien, giusto qualcosina perché poi c'era un casino, appunto, essendo che comunque sta mezz'ora, ci ho messo mezz'ora ad andare, mezz'ora a tornare, non mi sono dilungata più di tanto, però sicuramente poi appena posso gli dedicherò più tempo. Comunque, vabbè, ho preso questa confezione di 140 dischetti, stoppina di dischetti, ragazzi, però quando trovi 140 dischetti a 1,19 euro, cioè come fai a dire di no? Poi io questi li ho anche già provati in passato, quindi mi ricordo che mi trovai bene. Quindi ho preso questi appunto 1,140 euro dischetti. E poi ho preso lo struccante occhi. A parte mi è finito, anche se io precedentemente sono stata a Lushan prima di andare qui alla Lidl e da Bellezza e ho preso uno della L'Oreal, però ho detto magari se mi trovo bene con questo, io poi magari mi compro sempre questo, perché comunque alla fine sì, è un 25 ml in meno rispetto a quello che ho preso di L'Oreal, però questo l'ho pagato, ragazze, 1,19 euro quello di L'Oreal, che 25 ml in più l'ho pagato 1,70 euro, 1,80 euro in più, quindi assolutamente. Quindi magari se poi mi trovo bene con questo, poi faccio scorta e userò sempre questo, che comunque il prezzo è buono. Fatemi sapere questo assolutamente com'è, se brucia gli occhi, perché poi sono un po' complicata con gli occhi. Fatemi sapere come vi trovate. E poi l'ultimo prodotto che ho preso, ho voluto prendere queste due monodose di maschere per il viso. Sono due maschere antirughe, c'era solo questo tipo, non so sinceramente se esiste anche qualche altro tipo. Io ho trovato solo questo tipo e quindi le ho prese. È una maschera antirughe, arricchita con coenzima Q10, riduce visibilmente le rughe giorno dopo giorno. Vabbè, bisogna lasciarla agire per 10-15 minuti e poi rimuoverla. Usarla una o due volte a settimana. Vabbè, poi magari come sempre farò un video con voi. E questa, che alla fine sono 2, 1 euro, quindi il prezzo è buono. Ragazze, io stacco perché mi si sta, infatti mi si è tolta la luminosità perché ho il telefono tipo all'8%. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se questa tipologia di video anche vi piace, perché appunto è il primo che faccio, la sto introducendo adesso. Magari anche se vi interessa, non lo so, della Coop, dell'Ocean. Perché comunque io faccio spesa, sì, appunto all'Oscia, dall'Ipercop, mi piace andare comunque nelle grandi distribuzioni, non mi piace andare nei piccoli supermercati, spesso la faccio all'Oscia, magari anche se vi interessa che faccio la spesa all'Oscia, magari fatemi sapere, così sicuramente ogni volta appunto farò questo genere di video. Come sempre, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un like, commentare, condividere, iscriviti al mio canale se non sei ancora iscritto al mio canale, attivate la campanella per non perdere mai più nessun mio video, sotto al box informazioni vi lascio la pagina Facebook e la pagina Instagram, seguitemi anche lì, su Instagram sono attivissima. E niente ragazzi, io sto c'ho il fiatone perché voglio sistemare tutte queste cose, c'ho anche fame perché sono le 8 di sera, lo stomaco sta un po' brontolando, quindi basta, mi fermo qua, ci vediamo alla prossima, ciao!